Radio Radicale, noi vogliamo tornare a parlare di informazione, di servizio pubblico e anche del ruolo di questa emittente. Lo facciamo con un gradito ospite che è Luca Bizzarri e che ringraziamo e che salutiamo. Buonasera Luca. Buonasera a voi, Allora, grazie innanzitutto per avermi grazie chiamato. per aver accolto il nostro invito, per aver raccolto e raccolto il nostro invito. Io partirei con te provando un po' a ragionare, prima di ragionare anche sul ruolo di Radio Radicale, sappiamo che tu sei il nostro ascoltatore e questo ci fa molto piacere, di ragionare un po' con te sul sistema informativo in generale in questo paese. Poi magari scendiamo nel dettaglio e cerchiamo di capire in questo qual è il ruolo di Radio Radicale e cosa fai tu come ascoltatore di questa emittente. Io credo che la pluralità dell'informazione sia essenziale per un paese civile. In questo momento, direi che se uno vuole essere informato ha tutti i mezzi per farlo, però deve volerlo fortemente perché c'è un sacco di fuffa in giro. C'è tanta informazione, mi sembra paradossale dire, ma forse neanche troppa. Quindi è molto difficile poi distinguere il vero dal falso, lo schierato dal non schierato, per cui in questo Radio Radicale è una voce abbastanza lucida nel panorama, direi la più lucida nel panorama dell'informazione italiana. Senti, tu ascolti Radio Radicale, quindi possiamo chiederti da quanto tempo, come sei rimasto, come dire. Ero in prima media, per cui Addirittura. dall'82 che ascolto la Radio Radicale praticamente tutti i giorni, perché è la mia compagna di. Io mi addormento ascoltando la Radio Radicale e molte volte non mi addormento perché le cose che sto ascoltando sono interessanti e quindi poi non dormo. E mi sveglio sentendo il buon Massimo quasi tutte le mattine. Quando ero più giovane sentivo la replica e adesso che sto invecchiando e dormo di meno lo sento in diretta. Senti, quindi sei, diciamo, insomma, in qualche modo un po' dipendente dall'ascolto di Radio Radicale, sei diventato un dipendente. Assolutamente sì, io ho una dipendenza per Radio Radicale, lo ammetto, però devo dire anche che è molto utile e che serve a crearsi una propria idea. Io non sono sempre d'accordo con le battaglie radicali, sono d'accordo con molte, ma non con tutte. E questo grazie a Radio Radicale, perché Radio Radicale è un po' come quando si impara il greco a scuola, che sembra che non serva a niente, invece poi ti insegna a ragionare. E Radio Radicale ha la stessa funzione, ti insegna a pensare con la tua testa. Questo denota la tua provenienza al liceo classico, immagino che condivido. Certo, avevo lo stesso dubbio con il famoso Rocci, e Esatto, che buon noi siamo intendimento. quelli del Rocci, sappi che i giovani il Rocci non lo usano più, ne usano un altro. No, no, penseranno che sia un cantante trap, ma insomma non lo è. Senti, invece, ragionando invece anche un po' più in generale, tra l'altro, insomma, ricordiamo anche ai più giovani che magari ti vedono spesso in televisione, che tu poi hai una formazione, posso darti qualche medaglia, insomma, d'eccezione, perché tu, insomma, sei nato con il teatro, hai portato in scena roba come Riccardo III, l'Amleto, insomma, hai fatto una scuola che evoca un nome, anche qui purtroppo immagino sconosciuto ai più giovani, che si chiama Gilberto Govi, insomma, che, no, è un po' come dire Totò, ecco, con declinazioni diverse. Sì, è il Totò di Genova, è l'Edoardo di Genova più Sì. che il E Totò. tu da questo punto di vista, quindi diciamo che sei partito con una formazione classica, poi hai incontrato Paolo Chessisoglu con cui hai fatto coppia, ma insomma poi hai fatto un percorso, diciamo, che è tornato anche in teatro, ma ovviamente ha poi avuto come televisione la sua declinazione più importante, ma anche molto cinema. Quindi diciamo che quella formazione teatrale, se vogliamo dire classica, ti ha consentito poi le diverse declinazioni, o sbaglio? Beh sì, il mio mestiere poi è uno, ci sono vari media su cui farlo, vari modi in cui farlo, però poi il mestiere più o meno è sempre lo stesso, presentare il Festival di Sanremo, fare un film o fare Riccardo III, hanno un minimo comune denominatore che tu poi devi sviluppare e adattare alle diverse situazioni, però poi il mestiere è sempre quello, raccontare balle credendoci. Senti, tu che hai fatto molta televisione, hai visto anche diversi momenti della televisione, no? Dalla TV generalista a quella che sembrava essere il tramonto della TV generalista, in realtà che non è mai tramontata in qualche modo, e i nuovi palinsesti interattivi, la televisione di YouTube, quindi la televisione dei millennials, eccetera, eccetera. Che idea ti sei fatto su questo strumento? Che cosa secondo te diventerà lo strumento televisivo? Ma, ultimamente
ultimamente credo che soprattutto le nuove generazioni non guardino più la televisione, o perlomeno non la guardano come la si guardava prima. L'on demand sta prendendo sempre più campo, ma devo dire la verità che nemmeno io guardo più tanto la televisione. A volte guardo delle cose che sono in televisione, ma le trovo da un'altra parte, perché mi interessa magari solo quel pezzo, solo quel frammento di programma, oppure guardo poi la televisione, quella che nasce on demand. La televisione generalista sta perdendo sicuramente una grande fetta di pubblico, ma io non credo che sia morta definitivamente, credo che sia un ciclo che probabilmente potrebbe ritornare. Devo dire che adesso il pubblico a cui è diretta la televisione generalista è un pubblico di una certa età, di un certo livello culturale, però poi il pubblico può anche cambiare, i flussi cambiano. Ora stiamo vivendo questo momento qui e bisogna adattarsi. A noi che ci lavoriamo costruiamo delle cose che siano adatte per il pubblico che ci guarda, che è seduto davanti alla televisione. Senti, immagino nella tua dieta mediatica ci sia anche molto web, molto social, perché insomma seguo spesso quello che scrivi, non posso non chiederti qualcosa. Prendo sempre una riga di insulti. No, mi sembra invece, poi i social, insomma, dipende anche dall'utilizzo che se ne fa, no? Non credo che sia vero sempre, come dice Umberto Eco, che è solo un bar degli imbecilli allargato, in realtà. Poi dipende dall'uso che se ne fa. E, io ricordo bene, perché ero in studio quest'estate quando è accaduta la tragedia del Ponte Morandi, insomma spero che almeno anche in quel caso la Radio Radicale abbia cercato, rimanendo accesa continuamente, di essere comunque radio di servizio in quella tragedia, che io so bene che ti ha toccato molto, e io vorrei che tu ci tornassi, perché so, leggendoti, che tu su questo fronte ti sei impegnato, insomma, in maniera pubblica, privata, in maniera veramente forte su questa cosa, anche nelle ultime ore, insomma, credo che tu con qualche ragione abbia espresso un po' di disappunto per quella torta con sorrisi d'ordinanza per il nuovo ponte. Ma insomma, io su quello vorrei tornare, perché so che quel ponte, insomma, per voi genovesi è anche un simbolo, è stato, lo è un simbolo, e che dietro questa tragedia ci sono molte riflessioni da fare, e credo che, insomma, di poterti dare la parola qui sia giusto che tu le rifaccia. Sì, il ponte per noi rappresentava moltissimo, era più di una striscia d'asfalto, ma era il simbolo del collegamento tra Genova e il resto del paese. Non per questo adesso Genova è scollegata, anzi forse è nostro dovere anche dire a chi ci ascolta che Genova è raggiungibile, è vivibile, perché Genova è una città turistica, ed sarebbe un peccato perdere del turismo in base a una falsa notizia. Cioè, Genova è ancora raggiungibile e visitabile, ha un sacco di cose belle da vedere. Detto questo, quello che è successo quest'estate ha segnato tutti, poi me per primo, ma insieme a tutti i miei concittadini, a tutti quelli che vivono la città, che amano questa città, è stato un dramma enorme, e quindi poi siamo anche particolarmente sensibili su certe uscite mediatiche che in questi mesi ci sono state, non sempre di ottimo gusto. Ecco, l'ultima, quella di ieri, che non è certamente un delitto politico, però è una mancanza di attenzione che colpisce chi è stato ferito da una tragedia simile. Ecco, i ponti si costruiscono in silenzio. E la cosa che oggi posso dire a me stessa, molto, che mi ha fatto molto piacere, che dopo che ieri ho scritto "i ponti si costruiscono in silenzio", oggi mi è arrivato un messaggio da un numero che non conoscevo, con scritto "hai ragione, i ponti si costruiscono in silenzio", e il messaggio era di Renzo Piano, che è quello che sta costruendo il ponte, per cui questo mi ha fatto molto piacere. Posso immaginare. Senti, una domanda che voglio farti da tanto tempo. Questo termine genovesità, che ricorre spesso nel momento in cui Genova, insomma, che è un polo di cose storiche, di battaglie, di socialità, di tantissime cose, veramente denso, complicato da raccontare in pochi minuti, ma questa faccenda della genovesità, che poi insomma è la stessa che rintracciamo anche, se vuoi, nelle canzoni di Fabrizio De André, in tante altre cose, esiste, e chi può, meglio di te, può spiegarla? Ma credo che sia un approccio alla vita
cambiando il punto di vista. È un po' la stessa cosa della comicità ed è forse anche per questo che Genova poi ha regalato tanti comici alla televisione e al teatro in Italia. I genovesi hanno un modo di vedere la vita partendo da una visione un po' spostata, spostando il punto di vista, e quindi riescono a vedere la cosa negativa nel positivo e magari a volte anche la cosa positiva nel negativo. Credo che derivi dal fatto di essere marinai e di non fidarsi mai della prima occhiata, ma di cercare sempre di approfondire una cosa prima di aprire la testa o il cuore da qualche parte, no? Cercare sempre di capire che cosa sia davanti e non accettare la realtà per quella che è o per quella che sembra. Va bene, Luca, noi ti ringraziamo molto, anche perché insomma questo tema della genovosità non possiamo che chiederlo a te e a quelli come te, ovviamente, che Genova la conoscono bene, e credo che su questa questione del ponte la genovosità ci sia stata proprio in maniera molto forte. Grazie Luca Bizzarri per essere stato con noi, per averci raccontato, come dire, il suo essere ascoltatore di questo emittente e averci raccontato anche altre cose su Genova alle quali tenevamo. Grazie davvero, buon lavoro. Grazie a voi e grazie a voi veramente per tutto quello che mi avete insegnato in questi anni. Grazie a te, grazie a Luca Bizzarri.